Bentornati sul canale. Oggi siamo in zona Lago di Garda per fare una ferrata super scenica a picco sul lago, la ferrata Susatti che sale a Cima Capi. Ci troviamo in Val di Ledro, a Biacesa, punto di partenza dell'escursione. Ci sono un paio di parcheggi abbastanza grandi. Oggi uno era già strapieno, è molto frequentato come itinerario. Si sale per il paesino, che è anche molto carino tra l'altro, e si seguono le numerose indicazioni verso Cima Capi. Segna via 4,70, ferrata Susatti, Cima Capi. Di qua. Ora ci aspetta un'oretta circa di avvicinamento lungo il sentiero del Bec, dove siamo al momento, che è molto piacevole, sentiero abbastanza pianeggiante che ci porterà fino a vedere il lago di Garda e da lì parte la ferrata vera e propria che sale in cresta fino appunto a Cima Capi. Oggi è una bellissima giornata autunnale, c'è un sole che scalda ancora parecchio, ci sono già anche i primi colori dell'autunno che iniziano a farsi vedere. Quindi oggi promette davvero bene. Vamonos! Laggiù si intravede Biacesa, che è il paesino dove siamo partiti, e la Val di Ledro. E qua finalmente si comincia a intravedere il lago di Garda, che ci farà poi compagnia fino in cima. Guardate che colori! Arrivati a questa terrazza panoramica ci si imbraga perché qui qua dietro inizia la patata. Carica? La ferrata in realtà qua è già terminata, c'è però un ultimo pezzettino in cresta nel bosco per arrivare fino a Cima Capi. Non togliete l'imbrago però arrivate in cima perché la ferrata prosegue anche in discesa. Ultimi metri e ci siamo. Cima Capi. Bravissima. Again. Brava. Andata la ferrata? È facile, no? Bene, nulla di troppo impegnativo, nulla di troppo esposto. Però panorama top. Panorama, sì.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Il percorso del rientro si scende a questa forcella, là c'è un pezzo attrezzato per superare quelle placche, il sentiero attrezzato Poletti, e là non penso si veda in video, ma c'è un piccolo bivacco e una chiesetta, e poi da lì si scende e si torna al punto di partenza. Questa zona è la zona del fronte durante la Grande Guerra e queste sono le testimonianze, ci sono un sacco di ancora trincee in ottimo stato, tra l'altro grotte e accampamenti dei soldati. Arrivati a questo bivio seguite le indicazioni per la ferrata Poletti e vi accede per tornare alla macchina. Eccoci qua, la ferrata Poletti è una ferrata molto breve, il pezzo più iconico è questa traversata di questa placca, comunque molto semplice perché come vedete c'è un sacco di appoggi, pioli per i piedi. Altro attraversamento di placca. Brava, fatta anche la seconda ferrata. Sempre. Però mi raccomando, non togliete ancora l'imbrago perché c'è ancora un altro pezzettino attrezzato che vi farò vedere, quindi dai, più bello la ferrata che sentire normale. Eccoci al bivacco Arcioni. Buongiorno. Carino. Molto. Caminetto. E dietro al bivacco si arriva anche alla chiesetta di San Giovanni. Anche questa molto carina. All'interno di questa grotta c'è una piccola mostra fotografica sulla prima guerra mondiale. Molto bella come idea. E tutte le foto mostrano i luoghi che abbiamo percorso oggi lungo le due vie ferrate. Qui c'è l'ultimo bivio con l'ultima possibilità di scelta. Si può tornare a Via Cesa dal sentiero attrezzato delle laste, che vi consiglio, quindi in questo caso tenete l'imbrago, altrimenti di là si torna a Via Cesa con il sentiero normale, un pochino più lungo, ma non ci sono tratti attrezzati. Via Cesa, 20 minuti e ci siamo. Birretta e forse cheesecake. Ok, siamo praticamente ritornati in paese, quindi anche questo giro si conclude, un giro che vi straconsiglio soprattutto per il panorama, e essere a picco così sul lago è veramente una figata assurda, quindi davvero un giro davvero fighissimo. È adatto praticamente a tutti perché le ferrate sono in realtà molto semplici, tranne forse la Susatti, per chi ha le vertigini forse non è il massimo perché sei sempre un po' lì a picco sul lago. Consiglio il giro d'anello e di fare anche scendere per la ferratina delle laste, che è anche quella molto semplice. Ma il dislivello è circa 500 metri, 6 km di sviluppo, quindi anche quello è un giro abbastanza easy. Ci sono diverse fontane in paese a Via Cesa, quindi potete fare il carico dell'acqua lì. Vi sconsiglio ovviamente di farle in estate, perché comunque è tutta esposta a sud-est, invece è super consigliata in autunno e in primavera, perché c'è anche meno gente e le temperature sono più accettabili, anzi penso si possa fare quasi tutto l'anno, tranne quando nevica, perché comunque il Garda temperature è sempre molto miti e quindi si può sfruttare così anche questa zona. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo fra due venerdì con un altro video. Ciao! Ciao.